Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi vi mostrerò l'occorrente base, secondo me, per eseguire una ricostruzione unghie, perché ultimamente quasi tutte le mail e quasi tutti i messaggi privati che mi arrivano riguardano questo argomento. Quindi, insomma, ho deciso di farci un video per aiutare le ragazze che mi hanno chiesto questo argomento finora e quelle che magari stanno per chiedermelo. E partiamo subito dall'occorrente che secondo me è necessario. Io ho il condizionatore che si attacca quando vuole, se sentite un rumore un pochino molesto è il condizionatore, però veramente senza non riesco a girare, anche perché ho voluto fare la figa, mi sono messa a girettino e ho acceso il condizionatore. Comunque, come prima cosa essenziale, secondo me avrete bisogno delle lime. Le lime possono essere di grana fine, media o grande. Io vi consiglio soprattutto per gli inizi la grana fine, perché è quella meno aggressiva, diciamo così. La lima serve per dare forma all'unghia e per opacizzarla, perché sapete che il gel aderisce sull'unghia opacizzata, quindi insomma le lime sono essenziali, che potete anche sostituire con la fresa. Io vi faccio vedere anche l'alternativa meno economica, appunto per mostrarvi proprio quello che utilizzo anche io, però sappiate che la lima basta e avanza. L'alternativa costosa, diciamo così, però molto molto comoda alla lima è la fresa, che è questa macchina qua. Tra l'altro di questa fresa vi avevo fatto anche un video, ve lo metto qua in alto, cliccate qua in alto e vedete il video sulla fresa, poi tornate a vedere questo. E praticamente alleggerisce moltissimo il lavoro, soprattutto se lavorate anche su amiche, parenti. Fidatevi, alleggerisce molto il vostro lavoro. Unica pecca è il costo e la difficoltà a maneggiarla. Allora, ora questo termine qua forse è un pochino eccessivo, non è difficile da utilizzare, però è piuttosto pericolosa, non pericolosa nel senso che dovete aver paura, però è un utensile che se usato male può causare grossi danni. È vero che anche la lima, se viene usata con troppa forza, causa danni al letto dell'unghia, però appunto la fresa, diciamo così, che è come una Ferrari, questa è una Panda e quella è una Ferrari. Se siete neopatentati, vi consiglio la Panda, se siete insomma esperte, Ferrari. Un esempio stupido, però appunto spero di riuscire a farvi capire la mia idea. E su questa fresa vanno montate delle punte abrasive, che sono queste qua, e anche queste esistono in grana fine, grana media e grana grande. Io utilizzo la grana media perché la grana grande veramente è troppo, troppo aggressiva. E poi comunque se volete altre informazioni sulla fresa cliccate sulla nuvoletta, perché dovete sapere magari la velocità, insomma è un attrezzo un pochettino più complesso a differenza delle lime. Le lime devono essere in cartone monouso. Se andate a realizzare ricostruzioni su altre persone, mi raccomando, poi o gettate quella lima o mettetela in un sacchettino con scritto il nome o regalatela alla persona alla quale avete fatto la ricostruzione, ma non utilizzatela su voi stesse o su altre persone, mi raccomando. Una cosa che qua non ho portato è il disinfettante, che comunque è una boccettina classica, un disinfettante perché anche se lavorate solo su voi stesse è bene disinfettare utensili come lo spingicuticole, che è importantissimo. Questo è uno spingicuticole metallico efficacissimo, però efficacissimo si dice sì, passatemelo. Comunque potete sostituire questo utensile anche con i bastoncini di legno di arancio, più delicati e più reperibili, diciamo così. Quindi lime, bastoncino di legno d'arancio o spingicuticole in metallo, poi il fornetto, naturalmente questo è proprio essenziale perché praticamente consente di polimerizzare, ovvero far seccare il gel. Mi scuso con le ragazze che mi seguono da tantissimo tempo e conoscono tutti questi termini, queste cose, però appunto trovavo doveroso fare questo video per le ragazze che magari sono nuove, hanno qualche dubbio, qualche incertezza. E poi ora a fine video comunque risponderò anche alle domande che mi avete fatto su Facebook, quindi insomma se vi va di vedere questa parte, se no skippate, andate un pochettino più avanti. E questa lampada solitamente la trovate a un costo di
30, 40, 50, 60 euro dipende, spesso e volentieri fanno delle offerte, soprattutto nell'ultimo periodo. Quando ho acquistato io la prima lampada costava tantissimo perché era la novità, non ce l'aveva quasi nessuno, insomma era anche difficile reperire questo genere di prodotti, però appunto oggi su internet, su Amazon, nei negozi online ne trovate veramente tantissime di tutti i colori. L'importante è che abbiano 4 bulbi da 9 watt, mi raccomando, i bulbi sono questi, ve lo smonto. Perché spesso ho visto in commercio lampade con un bulbo, due bulbi, però sinceramente non credo polimerizzino come queste. Ve la metto qua così la vedete perché è bianca, nel muro chiaro non si vedeva. È un bulbo da 9 watt e solitamente questi bulbi, o perlomeno i primi 4, vengono dati in dotazione con la lampada. Poi li potete tranquillamente reperire o nei negozi. Io li compro ad esempio da Profilnetz, ma potete reperirli nei negozi online, insomma un pochettino ovunque. E anche del fornetto, se non ricordo male, vi avevo fatto un video. Comunque il fornetto ha il tastino on-off, il timer 90 secondi, 120 secondi o timer off. E come vi avevo già detto, io preferisco tenere su timer off perché non mi interessa che la lampada mi si spenga ogni 90 secondi, 120 secondi, perché ormai più o meno so calcolare quanto tempo è che la mano è dentro al fornetto, quindi insomma non mi serve questa intermittenza continua, che secondo me non fa neanche bene tanto ai bulbi. Comunque, insomma, se volete utilizzare queste opzioni dietro, insomma, nessuno ve lo vieta. Poi un primer universale che è un promotore d'adesione che praticamente va stesso sull'unghia precedentemente opacizzata per far aderire bene il gel all'unghia. Poi, naturalmente, dei gel. Io vi consiglio il gel monofasico trasparente da stendere come base e come sigillante. Esiste anche il gel trifasico, ovvero un barattolino di gel base e un barattolino di gel sigillante, però appunto non trovo perché complicarmi la vita quando mi trovo bene col monofasico, utilizzo un solo barattolino per entrambe le cose, quindi insomma io vi consiglio il monofasico, poi insomma fate voi. Poi se volete fare la French bianca, compratevi un barattolino di gel bianco classico per fare la French, e se volete fare invece un monocolore su tutta l'unghia, compratevi un barattolino di colore, insomma se vi piace il rosso compratevi un color gel rosso, se vi piace il giallo un color gel giallo. Un consiglio doveroso da fare su questo argomento è prendetevi queste rotelle. 99 su 100 la domanda sotto al video dove vi ho mostrato le nail art. Dove hai preso la rotella? Allora, queste rotelle qua, allora queste me le hanno regalate da Profilnace, ma le trovate su internet, su eBay, nei siti shop online che vendono appunto gel, prodotti di ricostruzione unghie. Prendetevi la rotella e swatchatevi tutti i colori, perché se come me siete amanti dei fucsia e dei rosa, vi troverete spesso e volentieri con delle tonalità molto molto simili, che sulla ruota si notano, ma sulle unghie vi assicuro che la differenza tra questo colore e questo è minima, tra questo e questo è minima. Quindi insomma io vi consiglio sempre di comprarvi queste ruote qua, costano 1 euro, 2 euro, insomma prezzo piuttosto accessibile, oppure insomma mettetelo su un pezzettino di scotch attorno, non so, uno stuzzicadenti, insomma ingegnatevi un pochettino, ma swatchate il colore e portatevelo dietro quando poi andate a fare acquisti, oppure acquisti. Già su internet è più difficile, però appunto cercate di variare nella vostra scelta di colori, di non prendere 200 tipi di rosa e di fucsia come ho fatto io, perché poi alla fine tanto utilizzate, cioè che utilizzate questo, che utilizzate questo, la differenza sulla mano è minima, quindi insomma perché spendere soldi per colori simili? Comprate anzi un bel color Tiffany che è stupendo, un blu, un viola, insomma cambiate un pochettino. Poi come vi dico sempre, se vi serve ad esempio, ora qui non ce l'ho, comunque se vi serve un verde, non state a comprare il verde se sapete che vi serve per fare una foglia, perché è capitato che io avessi bisogno del verde per fare una foglia. Non comprate il barattolo di verde, mescolate un pochettino di giallo, un pochettino di blu su un pezzettino di carta e utilizzate il verde che vi viene se sapete che non lo utilizzerete poi in futuro. Breve parentesi doverosa che mi sentivo di fare. Quindi gel, poi un lucido
vetrificante o un top coat, quello stampo che tiene al vostro gusto. Io utilizzo spesso e volentieri il vetrificante perché asciuga in lampada, non devo star lì a soffiare, far asciugare le mani. E costa un pochettino, dà un bel effetto vetro, però costa un pochettino. Se invece volete una cosa un pochettino più economica che asciuga l'aria, non vi interessa, potete utilizzare un normalissimo top coat trasparente da stendere appunto sopra il gel. Poi altro prodotto necessario è il cleanser. Il cleanser io lo travaso sempre in questa boccettina che ha la pompetta. Altro utensile necessario è il pad in cellulosa, da non sostituire, mi raccomando, con il cotone, il dischetto di cotone che utilizzate la sera per struccarvi, perché il dischetto di cotone si sfilaccia, quindi pad è un rotolone, è venuto in un rotolone, poi dividete voi i rettangolini e praticamente lo poggio, premo, poi se avete visto i miei video tutorial lo sapete, premo, esce la quantità giusta di prodotti, poi vado a sgrassare le mie unghie. E il cleanser, mi raccomando, non è da sostituire con l'acetone, quello che utilizzate per rimuovere lo smalto, perché sono proprio due formulazioni differenti e rischiate di danneggiare la vostra ricostruzione, il vostro gel. Comunque a fine video poi vi lascerò qualche link utile sulle bolle che si formano, sulla fresa, insomma qualche video utile che ho fatto in passato che però magari non avete visto, ve lo ripropongo. Poi, dopo il cleanser, i pennelli. Se volete realizzare un monocolore, secondo me, sempre secondo me, avete bisogno di un solo pennello. Un pennello a lingua di gatto, semplice. Se avete le unghie piuttosto, con il letto piuttosto lungo, potete utilizzare una lingua di gatto più corta e cicciotta, più lunga e sottile. Insomma, scegliete quello che preferite. Se avete le unghie, o meglio, il letto, ungueale piuttosto piccino, stretto, optate per pennelli come questo, un pochettino più piccolini, vedete, a seconda della vostra dimensione di unghie. Io ne ho di tante dimensioni perché ad esempio io ho il letto ungueale piuttosto lungo e ampio, la mia amica Valentina ce l'ha già un pochettino più piccino, quindi insomma ho diversi pennelli, come sapete io sono malata di pennelli, comprare pennelli dalla mattina a sera. Poi la spazzolina, che però potete anche sostituire con, non so, un pezzettino di Scottex, perché serve per rimuovere la polvere dopo la limatura o fresatura. Poi un dotter, se volete fare la French o un pennellino con la punta corta e sottile. Quindi se volete fare un gel monocolore, un pennello a lingua di gatto. Se volete fare un gel con la French, pennello a lingua di gatto, più un pennellino per la French corto e sottile, oppure un dotter. Questi sono secondo me i pennelli base. Poi esistono i pennelli per fare le nail art, questi qua lunghi e fini fini, quelli che vedete sempre nei miei video tutorial. Esistono di tantissime forme e diversi tipi. Poi per pulire i pennelli, visto che siamo in argomento pennelli, io vi consiglio il brush cleanser perché è formulato apposta per pulire i pennelli e poi è comodissimo perché voi mettete nel barattolino, potete utilizzare anche un bicchierino di plastica, mettete nel barattolino, vabbè, mettete nel barattolino un pochettino di brush cleanser, non tanto, tra l'altro quasi finito. E poi immergete i pennelli senza far toccare, comunque vi lascio qua da qualche parte anche il video su come pulire i pennelli col brush cleanser, li immergo fino a questo punto senza far toccare le setole sul fondo perché sennò poi si storcono, lo lascio così per qualche minuto e poi lo sollevo e lo lascio sgocciolare. Poi una cosa che non è proprio basilare perché potete farle anche a meno, però io ve la consiglio perché veramente da quando ce l'ho mi ha cambiato la vita, è la lampada a luce fredda. Questa è una lampada particolare perché ha anche lo sportellino con la lente, vedete, per vedere tutte le cose, ma tanto la lente non l'ho mai utilizzata. Una normalissima lampada a luce fredda, anche se trovate quelle lampade da scrivania all'IKEA, ci cambiate o il bulbo o la lampadina e mettete proprio la luce fredda, perché vi faccio vedere in piccolo. Ora non lo vedrete mai perché mi sono messa qua giù in fondo per farvi vedere proprio tutto l'occorrente, però qua ho un fiorellino e vi faccio vedere già da lì a qua che ho insomma una luce di lampada a rio calda, ho le due porte finestre enormi fuori ancora
giorno, c'è una bella luce, non sto utilizzando faretti per essere illuminata oggi. Guardate che differenza! Cioè, con questa luce, con la luce fredda, si vedono proprio i difetti, le imperfezioni, tutte le cose minuscole. Quindi, insomma, anche quando utilizzo magari smalti su piedi, su mani e non utilizzo il gel, io questa lampada qua, 99 su 100, la accendo perché veramente è una luce, si vede anche la polvere, si vedono tutti i difetti. È una luce veramente migliore della luce calda, ecco, la luce calda, quella da sottotono giallo che solitamente abbiamo a casa. Poi, come ultima cosa, anche qua, non indispensabile, perché anche senza di questa potete fare la ricostruzione unghie, però secondo me è essenziale per un fatto salutare, diciamo così, è l'aspiratore. L'aspiratore, come questo, si collega alla corrente, all'interno ha una ventola che praticamente attira tutta la polvere della limatura. Questa ve la consiglio se appunto smontate le ricostruzioni, se vi limitate a fare unghie su unghie naturali non vi serve perché non fate gran polvere. Però se poi prendete il ritmo e dovete smontare la ricostruzione vecchia, fate una marea di polvere. E ve lo dico io perché veramente... Poi io non ho mobili scuri, però quando faccio le unghie su questo tavolo, il tavolo, la lampada, diventa tutto bianco. Con questo risolvete il problema non al 100% ma al 90%, perché attira la polvere. Non è un aspiratore tipo aspirapolvere che proprio risucchia, però vedete che proprio tutta la polvere, o perlomeno quella visibile, va verso il basso e va dentro a questo sacchettino. Io prima, ora poi più avanti vi dirò perché, prima avevo un tavolo dove facevo i miei puttigli, le mie unghie, con l'aspiratore incorporato, e quello era di Peggy Sage e l'avevo pagato 119 euro. Vi dico anche il prezzo, era portatile ma veramente era pesantissimo. Infatti ce l'avevo su in cameretta, sempre aperto 365 giorni l'anno, e quello aveva l'aspiratore, che però non era così potente come questo. Questo me l'ha inviato un'azienda della quale non ricordo il nome, qua sotto nell'info box vi lascio il link, e se non ricordo male il prezzo di listino era sulle 35-40 dollari o sterline, dollari, comunque insomma un prezzo accessibile se pensate che vi evita di respirare tutta la polvere, che secondo me bene non fa. E poi è anche comodo, non pensavo, è anche comodo perché voi mettete la mano così, prendete la mano, ad esempio io prendo la mano della mia amica Valentina e poi la freso, cioè vedete, io sono comodissima e la polvere va tutta giù. Poi una precisazione che tengo a fare è che queste cose qua che vedete, non solo queste, anche quelle che vedete nei video, avete visto nel video quello sulla mia postazione unghie, insomma tutti i miei prodotti, non li ho comprati tutti assieme, perché spesso ci sono ragazze che mi chiedono appunto consigli su acquisti di kit, consigli su marchi. Allora, premetto una cosa, io anni e anni e anni fa, prima di iniziare a ricostruirmi le unghie da sola, andavo dall'estetista e spendevo dalle 25 alle 50 euro a seconda dell'estetista. Quando ho smesso, quei soldi lì, non è che li andavo a spendere in vestiti, quei soldi lì li mettevo da parte per le unghie, sempre per la solita cosa, però anziché darli all'estetista, mi compravo dei prodotti che poi mi rimanevano, quindi con 50 euro che ho risparmiato mi sono presa il fornetto, quei 50 euro del mese dopo mi sono presa il gel, con 50 euro del mese dopo mi sono presa i pennelli, insomma capite? Ho fatto una spesa, è vero che ora ho tantissimi prodotti e sono anche piuttosto costosi perché ne ho veramente tanti, poi ultimamente le aziende mi mandano anche i gel, quindi insomma ho tanti prodotti, però calcolate che quando ho iniziato a fare il gel fino a un anno fa, che mi hanno iniziato appunto a contattare queste aziende, io tutti i prodotti che avevo, che ho, li ho comprati da sola, un pezzo alla volta. Io sono un pochettino contraria ai kit, quelli, soprattutto quelli di eBay, perché spesso vedete lampada, cleanser, lime, cartine, tante cose che poi magari non vi servono, come le cartine, i buffer, perché se avete le unghie piuttosto non corte, diciamo così, se avete le unghie lunghette
normali, non mangiate, diciamo così, la cartina, la tip non vi serve. Il buffer potete anche sostituirlo con la lima, basta che avete un tratto, un tocco più leggero ed ecco fatto, non sono cose essenziali. E 99 su 100, perlomeno quelli che ho visto io, hanno i barattolini di gel. Ora, non ho preso neanche un barattolino di gel perché appunto ve l'ho detto così a parole, però 99 su 100, questi barattolini di gel sono anonimi, non hanno marca, non hanno ingredienti, voi non sapete cosa vi state dando. E spesso e volentieri non si capisce neanche bene quali sono le fasi, perché magari può scrivere base e sigillante hanno scritto altre cose. E sinceramente io, se vi devo consigliare da amiche, come vi ritengo, io vi sconsiglio questi kit. Io vi consiglio di prendere anzi un pezzo alla volta, aspettare anzi, prendere un pezzo alla volta, avere solamente il necessario, però essere sicuri della qualità, degli ingredienti, delle certificazioni, perché non si scherza, ragazze. Sembra una sciocchezza fare gel sulle unghie, però voi andate a limare un pochettino anche l'unghia per far aderire il gel, spingete le cuticole, quindi insomma, è sempre bene prevenire che curare, diciamo così, una cosa un pochino eccessiva, però è sempre meglio prevenire che curare. Adesso vi rispondo velocemente a qualche domanda che mi avete fatto su Facebook perché qualche giorno fa vi avevo chiesto appunto se c'era qualcosa da domandarmi. E partiamo subito. Allora, Maria mi chiede: come fanno a non indebolirsi le unghie, a non sfogliarsi, a essere sempre sane e belle? Hai una cura specifica? La prima cosa che faccio è stare attenta a non assottigliare, a traumatizzare l'unghia. E come seconda cosa, a settembre, non sempre, però quando vedo che ne ho bisogno, lo faccio soprattutto per i capelli, prendo degli integratori. Ora io non vi dico di prendere integratori, vi dico quello che sto facendo io. Tra l'altro ve l'avevo già detto anche nel video sulla mia routine, Hair Routine, se mai qua da qualche parte vi metto il link del video. E io a settembre, quando perdo veramente tanti capelli, quando è il periodo di perdere i capelli, assumo degli integratori per rinforzare i capelli e di conseguenza mi si rinforzano un pochettino anche le unghie, però non faccio altre cose, cioè ho sempre il gel, lo smonto, non naturalmente traumatizzando l'unghia, rifaccio il gel e questo gel già da solo mi rinforza le unghie, non nel senso mi rinforza che me le nutre, mi fa tipo da scudo. Quindi insomma è per quello che non, quando mi levo la ricostruzione non ho le unghie sciupate. Tra l'altro le ho anche belle lunghe perché con il gel se le batto non mi si scheggiano come quando non ho il gel. Quindi insomma è per questo secondo me. Sto attenta e ho sempre il gel che me le protegge. Altre domande? Essere sempre così sane e belle secondo me è l'aspetto un pochettino del gel perché sono sempre belle lucide, tutte della solita forma, della solita lunghezza, insomma è una mano precisa, poi si sa la mano è il biglietto da visita, quindi insomma vedere una mano curata fa tutto un altro effetto piuttosto che vedere un'unghia magari senza, anche se è un'unghia bella però già senza smalto che risulta un pochettino opaca. Sembra già meno sana, meno bella. Il gel, secondo me, fa tanto. Poi Carolina mi scrive: qual è la differenza tra colata e gel? Quanto ti dura? Da quanto le fai? Allora, io faccio le unghie da tantissimo tempo. Allora, da sola saranno 4-5 anni. E prima di quello ho iniziato il mese dopo aver conosciuto Nicola, quindi insomma sono 7 anni e mezzo che lo faccio ed ho interrotto solamente per le operazioni l'anno scorso. Poi, colata e gel, sinceramente la colata è proprio l'operazione di mettere il gel sull'unghia, il gel è il prodotto. Quanto ti dura? Mediamente 3 settimane circa, dipende, perché se ho uno smalto giallo che mi stufa, me ne levo dopo 10 giorni, 2 settimane. Se ho uno smalto che mi piace, ad esempio l'ultima nail art, quella che avevo fatto effetto velo sposa, l'ho tenuta tantissimo, secondo me l'ho tenuta 1 mese, 40 giorni, perché era una nail art neutra, poi dovevo fare delle cose, degli esperimenti sulle unghie, quindi insomma, poi ve ne parlerò più avanti. Quindi insomma, ho tenuto quella nail art veramente per tantissimo tempo, avevo la ricrescita quassù.
Però appunto se non mi si rompono non vedo tutta questa fretta di cambiarle se il colore non mi ha stufata, tra parentesi. Poi altra domanda, non ce ne sono molte perché spesso quando vi chiedo di farmi le domande non me le fate, poi mi riempite la casella di posta, però sotto al post non me le fate. Poi Alessia mi scrive: quanto si rovinano le unghie? Le unghie si rovinano solamente se vengono maltrattate, se vengono limate eccessivamente, se vengono sbattute a destra e a manca. Le unghie ben curate, limate poco e protette dal gel, protette come scudo, ribadisco, non si rovinano, ecco, si opacizzano leggermente, ma non si rovinano, rimangono più o meno come le unghie naturali. Poi, Elena, sono molto sfigata in fatto di unghie, come faccio a rinforzare le unghie? Come ho spiegato prima, io non ho grossi suggerimenti su come rinforzarle, anche perché il gel mi funge un pochettino da scudo. Utilizzo questi integratori, però appunto, prima di assumere qualsiasi integratore, qualsiasi sostanza, contattate il medico, perché io non sono medico, quindi insomma non vi dico andate a prendere questo in farmacia, prendete quello, che perché ci sono le sostanze, potete essere allergici alle sostanze. Se siete piccoline, secondo me non è neanche utile assumere un integratore. Alimentatevi magari con frutta, verdura. Ecco, tanta frutta, tanta verdura aiutano molto, le unghie diventano più belle, più forti, più sane. Però io prendo gli integratori, ma andateci coi piedi di piombo. E niente ragazze, questo era il mio lunghissimo video, sarà durato mezz'ora penso, il mio lunghissimo video sulle mie idee della ricostruzione unghie, nel frattempo è scesa anche la sera. Io vi saluto, mi vado a preparare perché fra poco vado agli stand che sono dentro alla festa della birra qua a Carrara Fiere. E niente, io vi mando un grosso bacio, se avete altre domande naturalmente o scrivetemele qua sotto nella mail privata, insomma continuate con le vostre domande, se mai se ne vedo troppe ci rifaccio un video. E niente, un bacione e alla prossima, ciao!